Bonjour, je m'appelle Lorenzo. Donc, pourquoi je joue sous le balcon? Parce que je pense que le courage est tout simplement de ne pas se sentir seul et commandé par à la fois oui, des consignes qui nous obligent à rester à la maison. Avoir un lien avec nos voisins. Évidemment, j'espère qu'il y a encore d'autres musiciens qui vont jouer depuis les balcons, mais je pense que transmettre cette joie que la musique envoie, comme lors des esclavages des États-Unis qui ont chanté, on a créé les blues, on a créé une musique qui puis a accompagné tous les siècles passés et encore aujourd'hui. Donc en fait, la musique, elle sert dans les moments les plus difficiles de l'humanité. Donc, dans ce moment-là, c'est là qu'il faut faire de la musique. Faut pas la faire, faut la faire toujours, mais surtout dans les moments les plus difficiles. Donc, je pense que ça, on y est. On est dans un moment très difficile. Et donc, c'est là qu'il faut faire la musique. Et autant que, au niveau déontologique même, en tant que musicien, c'est une obligation morale d'encourager tous mes voisins. Et ça fonctionne, donc oui. Je pense qu'à part quelques petits voisins qui pendant une demi-heure par jour, peut-être, il doit être obligé à sentir de la musique italienne que peut-être il aime pas trop. Sono tutti un po' nascosti dentro sé, in un ruolo, una divisa che non è proprio il riflesso di una loro identità. Però non ho mai chiesto di giudicarli proprio adesso. Quante volte ho giudicato l'aria di uno sconosciuto e mi sono allontanato senza il suo saluto. Quante volte mi hanno giudicato come fossi un appestato, senza chiedermi ciò che avessi vissuto. Oh. Quante volte ho giudicato l'aria di uno sconosciuto e mi sono allontanato senza il suo saluto. Quante volte mi hanno giudicato come fossi un appestato, senza chiedermi ciò che avessi vissuto. Oh. Io mi vesto con un gesto casuale, non mi sforzo di apparire un po' migliore. C'ho il mio blocco che poi potrò guarire, però non ho mai chiesto di giudicarmi proprio adesso. Quante volte ho giudicato l'aria di uno sconosciuto e mi sono allontanato senza il suo saluto. Quante volte mi hanno giudicato come fossi un appestato, senza chiedermi ciò che avessi vissuto. E invece adesso io perdono già per quello che è successo e che succederà. E come sempre passo per quello che non sa ammettere a se stesso di essere vittima, di essere vittima. Quante volte mi son giudicato con quell'aria da sfigato, son rimasto inchiodato al mio passato e ancora. Quante volte io ti ho giudicato col fucile ben puntato, ti ho punito, giustiziato e poi perduto. Invece adesso io perdono già per quello che è successo e che succederà. E come sempre passo per quello che non sa nascondere a se stesso di essere vittima, di essere vittima. Oh.
Buongiorno!